progetti, no, di massimo consumo oggi, appunto, i vari gadget informatici e, come abbiamo già accennato, la produzione di questi oggetti informatici, ma di tutto quello che sono i nostri telefonini, più della metà dei nostri telefonini e più, diciamo, la gran parte della produzione della Apple avviene in una industria cinese che è nota ormai, se ne parla anche sui giornali, cioè, trovate molti dati, anche trovate dei video su questa industria, si chiama Foxconn, ci hanno spiegato gli amici cinesi che hanno fatto questa inchiesta che Foxconn voleva dire Fox come la volpe, con e connection, insomma, cioè, diciamo, era sorta come un'impresa che appunto creava dei sistemi di connessione informatica veloci o astuti come delle volpi. Credo che il professor Gambino ci rivelerà molte altre astuzie di questa impresa che diventa 1.200.000 addetti, esatto. Sì, sì. Ecco, in Cina 1.200.000 addetti, quindi è praticamente pilastro dell'economia industriale cinese, su dei prodotti assolutamente all'avanguardia e tra l'altro che si estende anche in Europa, perché una parte molto interessante delle ricerche che il professor Gambino dirige e svolge all'Università di Padova riguarda proprio l'estensione della forza nei paesi ex socialisti, l'ex Slovacchia, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, insomma, un fenomeno nuovo da una decina d'anni, una cosa così, e che però si sta installando come un modello di, insomma, di fabbrica capitalistica oggi. Dico soltanto che il punto di partenza di questi ragionamenti sono, come avevo già accennato, le ricerche che compie da alcuni anni una sociologa cinese che si chiama Kun Ngai, trovate tutti gli elementi sulla Kun, P-U-N è il cognome e il nome sarebbe N-G-A-I. Se cercate sul web trovate anche dei brevi video che lei ha fatto sulla Foxconn, lei con i suoi studenti, è molto interessante anche il lavoro che fa di ricerca coinvolgendo gli studenti ricerche sul campo. E il professor Gambino è stato l'estate scorsa a Shenzhen, che è appunto questa la sede principale della Foxconn, quindi ci porterà anche una testimonianza di prima mano, oltre che appunto è il curatore di due volumi di Ngai sulla Foxconn e di un volume invece curato dal professor Gambino sulla con Devi Sacchetto è il professor Gambino, insegna sociologia all'Università di Padova, dimenticavo di dire, ha insegnato nelle università americane e nelle università francesi per molti anni e ha una lunghissima esperienza di ricerca e di insegnamento sui temi appunto del generale del lavoro, del rapporto di lavoro nel mondo contemporaneo. Il professor Devi Sacchetto, che appunto ha collaborato e collabora con lui in queste ricerche, anche lui insegna sociologia del lavoro in particolare adesso. Io gli lascio la parola, abbiamo i nostri tempi, come al solito, le due ore della lezione, ma adesso avremo anche, in realtà ho capito che abbiamo uno spazio di qualche altra, insomma, forse un'altra mezz'oretta l'aula è disponibile. Se, diciamo, necessario, quindi ci fermiamo un altro po' e quindi intanto io lascio la parola al professor Gambino e poi chiederemo ulteriori, diciamo, chiarimenti. Va bene, allora io ti lascio. Se non mi sentite in fondo, ditemi. Così va bene? Sì. E intanto grazie di essere a
arrivati anche se l'ora è mattutina, e io comincerei proprio con qualche considerazione in generale sull'elettronica come settore industriale di cui si sa molto poco. Scusate, non so se funziona. Funziona il... Sì, sì. Sente bene anche la mia. Ah, se lo avvicini semplicemente un po'. Un po' di più. Sì. Così va meglio? E poi parlerò sostanzialmente di due libri che usciranno nei prossimi mesi e che sono stati curati dal professor Sacchetto e da me. Entro comunque i primi mesi del prossimo anno, e che riguardano in particolare l'elettronica in Cina e la Foxconn come maggiore azienda di componentistica di oggetti di largo consumo sempre nell'elettronica. Allora, intanto proviamo a metterci dal punto di vista del computer e delle sue applicazioni. E contrariamente alle macchine termiche, cioè dalla macchina a vapore al motore elettrico, a tutto quello che è venuto dopo il motore a combustione interna, il computer è una macchina logica e è la prima macchina che potrebbe parlare direttamente ai suoi fruitori. Cioè potrebbe parlare in viva voce e raccontando la propria storia. Cioè il computer potrebbe... è in grado di dialogare con i suoi consumatori a proposito non soltanto delle varie fasi di lavorazione, ma anche a proposito delle vite di coloro che letteralmente lo hanno costruito. Cioè, in sostanza, chi è interessato a conoscere in quali condizioni è stato manufatto un computer o un telefonino che ha tra le mani, potrebbe sapere come è stato costruito, con quali condizioni salariali, di lavoro, di ambiente, eccetera, e invece si trova davanti una cortina fumogena. E la cortina fumogena da che cosa è data? È quella che avvolge l'elettronica, che è uno dei tre settori industriali più segreti di tutta la storia del capitalismo. I tre settori industriali, le tre industrie, come dicono gli statunitensi, più segreti sono quelli delle armi, quelli del petrolio e adesso l'elettronica. Questi sono tre settori dei quali si discute molto poco. E anche le notizie sui giornali vanno sempre prese un po' con le pinze, vanno prese con le pinze. Allora, i fruitori dei prodotti elettronici si tengono lontani dal mondo del lavoro nell'elettronica e a loro volta ne vengono tenuti lontani. E ne vengono tenuti lontani evidentemente dall'impresa. Allora, i programmi, il cosiddetto software dell'elettronica, attira qualche attenzione in più perché la storia dei programmi è punteggiata da alcune sorprendenti invenzioni. Invece l'involucro materiale, cioè la cassa, l'hardware del computer e dei telefonini, appare piuttosto pedestre, anche se si è dimostrato che l'involucro ha una grande importanza, un grande impatto quando si tratta di vendere, perché i grandi marchi dell'elettronica, chi più chi meno, la Apple sempre di più,
ha insistito molto sull'apparenza proprio dell'involucro materiale. Se noi guardiamo per esempio all'elemento fisico visivo e tattile dei prodotti elettronici, questo rimane un elemento indispensabile nel processo di seduzione del cliente. Alla Apple, fin dagli anni 90, la cura della presentazione dei prodotti ha assunto addirittura delle dimensioni maniacali. In particolare Steve Jobs, che è stato, diciamo, il grande architetto dell'avanzata della Apple, aveva questa specie di ossessione per la presentazione tattile e visiva del calcolatore. E naturalmente questa forza di seduzione è andata poi crescendo di pari passo con l'impeto della domanda. Qui sostanzialmente noi ci occupiamo del computer dal lato di chi lo produce, e ci aiutano questi due volumi che sono stati scritti dall'interno della Cina. Il primo volume è a, diciamo, tre autori: Pungai, che il professor Russo ha già menzionato, Jenny Chan, scritto C-H-A-N, e poi un professore, un sinologo illustre, eminente americano, che è Mark Selden, i quali hanno prodotto questo volume intitolato Morire per un iPhone. Questo libro l'abbiamo consegnato ieri all'editore e noi speriamo che nei primi mesi del 2015 possa essere letto. Allora, questo è uno dei due. L'altro volume è un volume collettaneo curato in tedesco da uno studioso che si chiama Ralph Rucus, che raccoglie scritti sempre sull'elettronica cinese di vari autori, tra cui anche Pungai, e in più però accompagna queste analisi con due articoli piuttosto lunghi, due ricerche, in realtà una a proposito appunto di impianti e stabilimenti della Foxconn in Repubblica Ceca e l'altro appunto in Polonia. In Repubblica Ceca sono due stabilimenti della Foxconn, mentre in Polonia è un'altra elettronica, sempre cinese, ma diciamo con una sua fisionomia abbastanza particolare. Allora, cominciamo dal primo di questi volumi, cioè il volume di Pungai, Jenny Chan e Mark Selden, che rivela il lato oscuro della produzione elettronica, portando alla luce il caso esemplare delle condizioni delle operaie e degli operai cinesi che lavorano per un marchio committente, la Apple, e per il suo gruppo appaltatore. Sono operai che dipendono direttamente appunto dal gruppo che prende in appalto e che è la Foxconn. Questo dell'appalto qualche volta si chiama contoterzismo, ma in sostanza questo accordo che lega l'imprenditore che poi immette questi prodotti di largo consumo sul mercato e il produttore è un accordo di capitolato in base al quale la ditta che prende in appalto si impegna a consegnare il manufatto con caratteristiche che
l'azienda committente prepara e descrive fin nei più minuti particolari. Quindi sostanzialmente c'è un rapporto di dipendenza della ditta che prende in appalto rispetto alla ditta committente. Nel nostro caso diciamo che entro certi limiti la Apple, che sta negli Stati Uniti, comanda la musica, e la Foxconn, che è un'azienda originariamente di Taiwan. E si tratta poi di un fenomeno che prima riguardava soltanto alcune fabbriche, alcuni stabilimenti nell'area della costa meridionale della Cina, ma che adesso sta lentamente, ma forse neanche tanto lentamente, spostandosi verso, sempre più verso l'interno e addirittura verso l'occidente delle province cinesi. Ora, quali sono le condizioni di vita e di lavoro? Sono condizioni ai limiti della sopportazione umana, che hanno provocato una catena di suicidi nel 2010, come nel primo capitolo del libro di Pungai, Zhenuchan e Mark Selden viene documentato, e una ventina di suicidi nei primi mesi del 2010, che è la più impressionante catena di autoannientamento in fabbrica della storia del capitalismo, con l'eccezione dei campi di concentramento. La Foxconn come ha reagito? La Foxconn ha reagito a questi suicidi risparmiando sulle spese. Cioè ha posto le inferriate e le reti nei suoi edifici, particolarmente nei dormitori, dove il 60% dei lavoratori e delle lavoratrici dormono, e lo ha fatto per impedire i salti nel vuoto delle sue maestranze. Quindi è, diciamo, il perverso rimedio che è tipico delle istituzioni totali moderne. E questo libro ha come filo conduttore proprio, anche dopo il primo capitolo che è dedicato a questi suicidi, ha come filo conduttore una grande attenzione alla condizione operaia, il rapporto poi tra la multinazionale Apple e la multinazionale Foxconn prende due capitoli, il secondo e il terzo, ma non è semplicemente uno studio, questi due capitoli, di rapporti tra grandi istituzioni economiche. È il tentativo di mettere, per così dire, in quadro i rapporti tra due grandi imprese al fine di capire meglio come mai in questo rapporto chi perde è proprio questa condizione operaria. Quindi non è vero, fra l'altro, che queste due imprese siano state pioniere nel rapporto di committenza da parte della Apple nei confronti della Foxconn fin dagli anni 90, fin dai primi anni 90. Altre imprese prima di loro avevano già sperimentato questo tipo di rapporto di appalto. La Apple arriva a questo rapporto relativamente tardi, soltanto nel 1998, ma la peculiarità, diciamo, di questo rapporto è che si estende nell'arco di una decina di anni in un modo assolutamente insperato, davvero insolito,
e raramente visto anche per aziende di altri settori. Per esempio la Walmart in Cina ha grandi interessi e una catena di fabbriche che lavora per i prodotti che poi vengono soprattutto smerzati negli Stati Uniti. La McDonald's è anche un'altra impresa che dipende in parte dal lavoro in Cina, ma l'estensione appunto del rapporto e la profondità del rapporto tra la Apple e la Foxconn sono davvero uniche. Allora, quali sono le condizioni di questi lavoratori e lavoratrici della Foxconn? Prima di tutto bisogna guardare al fatto che nell'Asia orientale, in particolare nelle grandi periferie industriali della Cina, soprattutto della costa meridionale cinese, il bacino di reclutamento consiste in coorti di adolescenti e di giovani che sono approdati dalle campagne alle catene di produzione come migranti interni. Migranti interni. Vedremo che la Foxconn in Repubblica Ceca predilige, per così dire, migranti esterni, cioè migranti dalla Bulgaria, dalla Mongolia, dall'Ucraina, eccetera. In questo caso si tratta invece, per quanto riguarda la Cina, di immigrati interni. Ma, attenzione, c'è una prima dimensione di condizione salariale decente che restringe di molto la libertà di manovra di questi operai e di queste operaie, poi ne parleremo, e poi c'è comunque una forte restrizione per quanto riguarda i diritti che questi giovani, di cui questi giovani possono usufruire all'interno appunto della settimana lavorativa, per il semplice fatto che non possono usufruire dei servizi pubblici di cui i residenti nelle città di solito usufruiscono. In altre parole, questi migranti interni, avendo ancora la residenza legale nel loro luogo di origine, non hanno accesso né ai servizi scolastici né ad altri servizi a cui invece i residenti delle città hanno diritto. Quindi in realtà vivono in questa specie di limbo dei Santi Padri dove i diritti ci sono e non ci sono. Quindi, se mettete insieme il salario che riesce a mantenere una persona ma non un nucleo familiare e la mancata assegnazione di diritti di servizi pubblici più l'instabilità del lavoro, di cui parleremo dopo, vi accorgete che la situazione dei migranti interni alla Foxconn, come in molte altre aziende, è una situazione particolarmente precaria. E quindi c'è una parsimonia che questa giovane generazione deve applicare a se stessa, nella propria vita quotidiana, che si manifesta prima di tutto nella scelta obbligata per il 60% delle maestranze di risiedere nei dormitori dell'impresa, dove un posto letto in un camerone con
Giulietti a Castello incide per un diciottesimo, un quindicesimo, un ventesimo del salario, mentre se e quando questi giovani, l'altro 40%, cerca un posto letto al di fuori dei dormitori provvisti dalla Foxconn, provveduti dalla Foxconn, si trova a pagare all'incirca un terzo del proprio salario mensile. Quindi, se aggiungete a questo il fatto che c'è un invio sovente alla famiglia rimasta in campagna dei risparmi prestimolati con i salari e con gli straordinari, soprattutto per una questione di devozione filiale, di pietà filiale che chiaramente molto sviluppato nella civiltà cinese, vi accorgete che è difficilissimo non soltanto tirare avanti e sbarcare il lunario, ma c'è anche uno scarsissimo tempo libero a disposizione che è un fattore disciplinante di prima grandezza, perché sono orari di lavoro di 12 ore e chiaramente dopo 12 ore non si ha una gran voglia né di dedicarsi a altre attività, né tantomeno a provare a organizzarsi con forme, diciamo, di sindacalizzazione di tipo nuovo, chiamiamole così per il momento, provvisoriamente. Allora, il sindacato ufficiale, cioè la federazione pancinese dei sindacati, è sostanzialmente assente. Io ho provato molto discretamente, devo dire, a chiedere a qualcuno di questi operai se sapevano dove era la sede del sindacato, e francamente nessuno sapeva neanche lontanamente dove fosse. Anzi, qualcuno mi ha detto: sindacato che? Sindacato che? Cioè, sindacato che cosa? Cioè, non avevano neppure mai sentito parlare di sindacato. Il sindacato ufficialmente esiste. Allora, questo modello, diciamo, per cui i grandi marchi occidentali hanno deciso di abbattere i loro costi e aumentare l'efficienza esternalizzando e appaltando la fabbricazione in Asia, è un modello ormai abbastanza rodato. Non dico che sia un modello stabile, però, diciamo, negli ultimi 15-20 anni ha funzionato. La Foxconn ha promosso il suo modello come un assetto esemplare nelle fabbriche sue, vi dicevo, in Europa, ma anche in America Latina. Quindi in realtà ci troviamo di fronte a un fenomeno ampio. I grandi marchi negli Stati Uniti hanno cominciato a praticare quello che una volta si faceva soltanto in borsa, ma questa volta lo hanno fatto anche per i salari degli operai e degli appalti in Asia. In borsa il negoziato con cui si cerca di risparmiare all'orso sugli acquisti si chiama arbitraging, e loro hanno cominciato a introdurre questo termine che si chiama labor arbitraging, cioè sostanzialmente la ricerca del salario più basso in giro per il mondo, tradotto in sommario. E quindi c'è un carattere jugulatorio, c'è un carattere di patto leonino in questi accordi, cioè questi accordi vengono manifestati e venduti come manifestazione del libero mercato, e in realtà le conseguenze di questi bassi salari vengono scaricate in larga parte sulle condizioni di vita e di lavoro delle maestranze in Asia. Se voi guardate, non è soltanto vero per l'elettronica.
Se voi prendete il caso appunto del rasa di Dhaka nel Bangladesh, l'incidente in cui sono morti 1300 circa tra operai e operaie nell'incendio dell'anno passato, vi accorgete che in realtà non è successo a caso questo incidente, cioè sostanzialmente l'impresa locale che prende in appalto la confezione delle camicie, facciamo l'esempio delle camicie, prende $7 per la confezione totale, materie prime comprese, e le aziende committenti, cioè i grandi marchi della moda occidentale, vendono come minimo a 30, 40, 50 dollari, se non di più, lo stesso capo. Quindi lucrano una differenza di 30, 40 euro, semplicemente, voglio dire, pagando le spese di trasporto. I contratti di committenza ritagliano un monte salari, cioè il totale degli esborsi che l'impresa fa per pagare i salari, un monte salari riducendo sostanzialmente la distribuzione di bassi salari a delle briciole di massa che vanno tutte quante a vantaggio degli ampi margini di profitto dei vertici dei grandi marchi, cioè quelli che troviamo nelle vetrine appunto dei nostri distretti delle mode. Quindi i grandi marchi della moda, esattamente come i grandi marchi dell'elettronica, rastrellano perché sono i detentori delle vendite finali alla grande clientela occidentale. Allora, alla Foxconn, dicono gli autori del libro, i margini della Foxconn stessa sono piuttosto ristretti, quelli della Apple sono molto ampi. Quindi, grosso modo, il 58% del prezzo finale di un iPhone nel 2010-2011 andava alla Apple, e la rimanenza, che in teoria toccava alla Foxconn, doveva pagare sia le materie prime, sia il lavoro, sia poi anche il trasporto. Bene, del prezzo finale di un iPhone, soltanto 1,8% era destinato al salario degli operai e delle operaie che avevano costruito questi manufatti. Quindi una situazione in cui al lavoro vivo, al lavoro, diciamo, di chi produce, tocca un'infima parte di quanto viene incassato dalla vita committente. E le amministrazioni locali, in Cina come altrove, come anche in Bangladesh, non sono dovute intervenire se non episodicamente per troncare e sopprire la mobilitazione a favore di migliori condizioni di vita e di lavoro. Molto più frequente è risultato il loro ruolo nell'approntare costruzioni di strade, di linee elettriche, di servizi pubblici, a parte appunto le confische dei terreni, e soprattutto le amministrazioni pubbliche si sono preoccupate parecchio in Cina di reclutare manodopera, selezionandola e quindi
facendo risparmiare alla Foxconn e ad altre aziende del settore le spese di reclutamento. Addirittura nei momenti di punta della produzione e di richiesta molto forte, soprattutto sotto le feste di Natale e Capodanno, di agenti elettronici, sono stati reclutati temporaneamente gli studenti, ma non 10 o 15 mila studenti. Qui stiamo parlando di cifre dell'ordine delle centinaia di migliaia di studenti che sono stati reclutati dalle medie superiori tecniche, quelli che noi chiamiamo appunto gli istituti industriali, eccetera, e sono stati reclutati come tirocinanti, in realtà non imparavano un beato nulla, ma a lavorare appunto per far fronte a questa domanda impetuosa e lavorare appunto per la Foxconn e per altre aziende dell'elettronica. Quindi in realtà c'è una forte disponibilità di manodopera nei bacini costituiti dai migranti e c'è anche una certa paura da parte dei migranti così occupati di perdere il posto di lavoro, sapendo che alle spalle c'è ancora un potenziale di occupabili, di persone giovani disponibili a lavorare che potrebbero prendere il loro posto. Quindi da una parte diciamo ci sono i residenti urbani che hanno i loro diritti, i loro servizi, le loro istituzioni per mandare i figli a scuola secondo appunto le scale delle scuole buone e delle scuole meno buone. Dall'altra parte ci sono i migranti che se vogliono ottenere per i figli gli stessi diritti devono rimandarli nel luogo di origine, affidarli ai nonni o agli zii o ai parenti e sperare appunto che comunque questi giovanissimi, questi bambini, questi adolescenti riescano a venire su in modo decente. Ecco, la cornice, diciamo, di questo assetto è che la peculiarità delle migrazioni interne cinesi dello scorso venticinquennio sta nell'esodo dalle campagne di circa 200 milioni di individui. Allora voi direte, ma lei si sta sbagliando, cioè ha messo uno zero in più. Non ho messo uno zero in più. Cioè, se noi pensiamo che gli spostamenti nella prima rivoluzione industriale, cosiddetta rivoluzione industriale, dall'inizio dell'Ottocento fino grosso modo al 1870 è dell'ordine delle decine di milioni di persone, qui invece ci troviamo di fronte a un esodo dalle campagne di 200 milioni di persone. 200 milioni di persone. E si tratta di una massa di persone che sono dotati di una buona scolarità, almeno 9 anni di scolarità obbligatoria, si sono lasciati alle spalle un'economia prevalentemente agraria, dietro di loro rimangono le generazioni anziane delle campagne che sono prive di quel peso politico che pure la Costituzione dovrebbe garantire, e il sistema economico attuale favorisce di molto sia le città, sia soprattutto le città costiere, del sud della Cina in particolare, sia le imprese statali con i loro manager, sia i funzionari di partito.
Partito Comunista, tra i quali si conta ormai la maggioranza degli imprenditori privati e sia anche gli investitori stranieri. Quindi i migranti si sono trovati a vivere in questi stretti margini consentiti da imprenditori soprattutto di ritorno, cioè coloro che erano fuggiti dalla Cina nel 1949 circa, quando appunto il potere era passato in mano al Partito Comunista, e erano andati o a Hong Kong o a Taiwan. Questi sono stati i primi a ritornare, infatti la Foxconn è stata fondata da un imprenditore che arrivava dalla Cina del Nord ma che era scappato a Taiwan. E nel settore elettronico chiaramente c'è stata una specie di rivincita, come anche in altri settori. Beh, sostanzialmente adesso vi facciamo vedere noi come si lavora. Avete fatto i comunisti per 40 anni, ma adesso noi vi insegniamo l'efficienza vera. E voi direte, ci sarà stata qualche reazione? Certo che c'è stata qualche reazione, ci sono stati scioperi, dimostrazioni, assenteismo, un'apparente apatia dentro la quale si può leggere un disagio molto profondo, avvertire alcune scosse, il fatto per esempio che sempre più giovani donne si rifiutano di entrare in queste fabbriche oppressive dell'elettronica, ma in generale bisogna dire che finora questo tipo di elettronica ha trovato ancora bacini di manodopera a disposizione. E la storia, diciamo, di questi rapporti industriali in Cina è molto complicata, con forti diversità, secondo appunto di quelle che vengono chiamate province. Il nome non deve ingannare, perché la provincia dello Zhejiang, per esempio, conta 55 milioni di persone, quindi in grosso modo le dimensioni dell'Italia, no? Gli immigrati cinesi che arrivano in Italia sono per lo più quelli dello Zhejiang, la città di Guangzhou in particolare. Bene, questa provincia appunto ha una popolazione che è quasi pari a quella di tutta l'Italia, messa insieme. Quindi, in realtà, questa storia dei rapporti industriali all'interno della Cina ha dei momenti molto, è un andamento molto altalenante, ma basterà ricordare qui che dopo il 1978-79 si istituisce una politica di espansione industriale che apre le porte all'investimento capitalistico che viene dall'estero. Come dicevo prima, da Taiwan e da Hong Kong, e poi la porta viene aperta anche ai capitali dal Nord America, dall'Europa occidentale, dall'Australia, eccetera. Allora, questa nuova politica si fonda su un apparato istituzionale molto concreto e molto preciso. Cioè, sostanzialmente, quando nel 1984 vengono istituite le prime zone economiche speciali, come vengono chiamate, si rende subito chiaro che ci saranno nuove regole nel lavoro industriale. Divieto di parlare, mangiare e bere lungo le linee di lavorazione.
Addestramento obbligatorio per l'eliminazione dei cosiddetti movimenti inutili, che è la prima fase di quello che si chiama poi taylorismo, di cui forse avete già sentito parlare, ma poi magari ci ritorniamo nelle domande e risposte. Introduzione talvolta del cottimo. Il cottimo sostanzialmente è tot pezzi tot salario, 50 pezzi, 50 dollari, e qualche volta con delle forme più raffinate, più sfumate, ma comunque la base del ragionamento nel salario è il rendimento, cioè se tu mi rendi e produci tot, io ti pago tot, se mi produci di meno, io ti pago di meno. Allora, sostanzialmente queste nuove regole, che vengono poi anche diciamo codificate, comportano un disciplinamento molto più stretto della forza lavoro e ci sono dei diritti nei luoghi di lavoro che vengono aboliti addirittura nel 1982. Allora, a queste prime misure ne seguono delle altre più incisive quando vengono allargate le maglie che avevano rallentato l'arrivo di giovani operai migranti dalle campagne. E intanto vengono privatizzate molte imprese statali, che prima erano statali, e vengono licenziati circa 30 milioni di lavoratori da queste imprese ex statali. Cioè, in altri termini, una parte significativa degli operai che avevano sperimentato spazi di libertà e di dibattito all'interno delle imprese statali dalla fine degli anni 60 ai primi anni 80 vengono espulsi e sostituiti con giovani operai privi di esperienze industriali e indotti a cedere su contratti brevi, su lavoro precario, sui lunghi straordinari. Ed è appunto in questo clima che possono partire gli esperimenti delle zone economiche speciali, cioè delle zone economiche che sostanzialmente non rispettano più i vecchi rapporti industriali come si erano instaurati in Cina negli anni 50 e negli anni 60. Allora, si crea di fatto una specie di apartheid, cioè da un lato ci sono gli operai che hanno una serie di garanzie, che sono gli operai di vecchio sfruttamento, e ci sono invece i giovani migranti che non hanno diritto di residenza nelle città e il cui permesso di residenza è agganciato al fatto che in origine erano appartenenti a un determinato villaggio e continuano a essere appartenenti a quel determinato villaggio. Quindi, bassi salari, lunghi orari di lavoro, freno alla mobilitazione informale e formale e all'organizzazione sindacale, e in questo senso noi dobbiamo dire grazie al volume di Pungai, Zenitian e Max Seder, perché svelano il lato oscuro di questa produzione elettronica e in generale diciamo della produzione delle nuove aree industriali. Un altro volume, vi dicevo il secondo, quello curato in tedesco da Ralf Ruckus, R-U-C-K-U-S, raccoglie principalmente i risultati di una ricerca svolta sul campo da ricercatori e studenti di tre società del mondo cinese, cioè quelli della Cina continentale, quelle di Hong Kong e di Taiwan. Ed è una collaborazione unica nel suo genere,
che è cominciata dopo la catena dei suicidi del 2010 nei dormitori della Foxconn, ed è una collaborazione tra operai e operai e ricercatori e ricercatrici, che ha garantito una discussione continua sulle informazioni raccolte, grazie anche ai rapporti costruiti tra lavoratori e tra ricercatori e lavoratrici. E il loro obiettivo era quello di alzare, per così dire, il velo di silenzio sulle condizioni di lavoro che stanno dietro ai prodotti di high tech, cosiddetta alta tecnologia. Quindi, fuori dagli stabilimenti sparsi in molte province della Cina, i ricercatori e gli studenti hanno raccolto interviste, hanno sottoposto un questionario e hanno potuto contare su una quindicina di studenti e studentesse che volontariamente si sono fatte assumere dalla Foxconn al fine di comprendere dall'interno che cosa accade quando i tempi di produzione sono molto stretti, quando questi tempi entrano in rotta di collisione con i tempi di vita di centinaia di migliaia di persone, e questa coraggiosa ricerca di all'incirca 60 persone non è affatto conclusa, come non è cessato l'impegno che al momento, per così dire, non ha trovato grandi ostacoli. Allora, possiamo davvero dire, come il sociologo francese Pierre Bourdieu ha detto molto bene per tutti, che questi ricercatori sono davvero in sintonia con un'etica di impegno sociale, il quale Bourdieu dice: sono giunto alla conclusione che quanti hanno la fortuna di poter dedicare la loro vita allo studio del mondo sociale non possono restare neutrali e indifferenti, estranei alle lotte di cui questo mondo è la posta in gioco. Cioè, sostanzialmente, come scriveva il sociologo statunitense negli anni 50 Charles Wright Mills, non c'è modo per lo studioso di scienze sociali di assumere delle scelte di valore e di inserirle all'interno del suo lavoro. Cioè, sostanzialmente, quelli che vi dicono noi siamo lontani e disimpegnati rispetto alle questioni sociali e ai rapporti sociali che stiamo studiando, vi stanno dicendo, se non una bugia intera, una bugia all'80%. E dobbiamo anche condurre questo sforzo, che non è facile, non è facile per esempio per me che non conosco il cinese, dobbiamo cercare di abbandonare la continua generalizzazione dell'esperienza occidentale. L'esperienza occidentale non è un'esperienza unica al mondo, e non è che se da altre parti sorge la grande industria e si estende il lavoro industriale, questa grande industria, questo lavoro industriale è semplicemente la fotocopia sbiadita di quello che è successo da noi. È un'altra storia. Può avere delle somiglianze, delle analogie con quanto noi abbiamo sperimentato, ma possono anche essere esperienze. E allora, parole come taylorismo, fordismo, toyotismo, che adesso cercherò molto brevemente di spiegare, condensano un'esperienza che alla Foxconn è ormai lunga all'incirca 20 anni.
Il Taylorismo sostanzialmente alla fine dell'Ottocento è quella forma di organizzazione del lavoro. Il buon signor Taylor diceva scientifica, ma di scientifico c'era molto poco, un'organizzazione del lavoro che detta i tempi e i metodi del lavoro industriale. Quindi il singolo operaio non può più compiere dei gesti cosiddetti inutili, ma deve ottemperare a una disciplina del lavoro che viene imposta dall'alto, dalla direzione aziendale, dai manager, e alla quale deve obbedire in modo assoluto, pena appunto il licenziamento. Il fordismo aggiunge all'inizio del Novecento una ulteriore pedina, diciamo, a questo gioco, e cioè sostanzialmente l'idea è che lungo la catena di montaggio, come forse qualcuno di voi ha notato guardando anche semplicemente un vecchio film, vecchissimo film di Charlie Chaplin, Tempi Moderni, deve semplicemente rispettare i suoi compiti, le sue mansioni lavorative entro tempi molto stretti su una catena di montaggio che è continuamente mobile e per la quale, diciamo, la sua stazione è semplicemente un segmento di questa linea. All'interno di questa stazione, e mentre la catena avanza, deve compiere completamente la propria mansione senza mettere il fatidico piede sulla riga gialla, cioè senza inseguire il pezzo, perché altrimenti appunto potrebbe essere buttato. Negli anni 70 e negli anni 80 la Toyota in Giappone ci ha messo del suo, cioè ha aggiunto, diciamo, un corollario a questo stato di cose.